Ok, rieccoci in un altro video. Sento già sparare, cavolo. Di Nocturne. Aspetta. Vediamo se scende. Ma non è che c'è, mo sono respawnati tutti quanti, porca troia. C'ho pure quello sul tetto, scommetto. No! Brutto! Entra qua, muoviti. Speriamo che siano respawnati anche i medikit. Sì, bello, bello, bello. Allora me la faccio una bella passeggiata qua, nei vari luoghi qua attorno. Aspetta, fammi salvare. Ok. Penso che convenga forse far solo proprio un giro, perché dopo dobbiamo andare a prendere sicuramente rompighiaccio, perché è l'unico da cui posso andare, visto che qua quello è morto. E niente. Per farlo è meglio liberare le strade, magari. È morto? Vabbè. Morto? Ah no. Muori. Morto. Dai, fallo scendere a quello. Fai scendere pure quell'altro. Ah, non è sceso. Vigliacco. Aspetta. Quindi ci sarà un medikit anche qui nel negozio di animali. Finto negozio di animali, perché poi non ce n'è neanche uno. Facciamo un salvataggio. Ok. Stiamo attenti alla macchina, perché mi sa che è vicina. Infatti vedevo che prendeva la mira. A chi spari? Eccolo qua. Cioè, a chi stai mirando, no? A chi spari? Allora, facciamo tutto un giro di perlustrazione. Mi pare che un altro medikit fosse reperibile qua? Dal dottore. No, qui era quella. Sì, qua. Qua era la zona vuota. Qui c'erano i due finti poliziotti. No! Dammi il tempo di estrarre l'arma, vigliacco. Oh, se posso io faccio la spesa di medikit qua. Salviamo. Va bene. Stiamo attenti perché non so quale macchine dove sono adesso. Sono tutte piene di mafiosi, quindi non le, meglio stare attenti. Cavolo, però qua mo devo andare di nuovo. Vaffanculo. Qua devo andare di nuovo a censurare poi. Dopo. Ok. Poi adesso qua salvo così me ne ricordo. Prendiamo il mitra. Salvo qui così mi ricordo di censurare. Ok, andiamo. Attenzione sempre alle macchine qua. Ah, qua ce n'era uno sul tetto. C'erano due sul tetto, mi pare. Allora, uno era qua sopra. Madonna.
Conquassato completamente. Qua andiamo a prendere il medikit. Non sto a salvare perché tanto ho capito bene come ci si muove là sopra. Poi lì, qui vicino, più o meno. Ora vi faccio vedere dove. È un garage, non apritelo perché tanto escono solamente due nemici. Li avevo scoperti prima, ma poi facendo un altro giro di perlustrazione, vedendo un po' se avevo lasciato qualcosa in giro. In pratica qui a destra ci sono due garage, il secondo si apre, ma ci sono due nemici dentro e non ha senso affrontarli. Morto il tizio. Sì. Scendi. Perché non scende dalla macchina? E quello quando è morto? Non l'ho ucciso io. Qui lo faccio un salvataggio, eh. Ok. Adesso usciamo. Ah, non l'ho beccato, cavolo. Allora, di qua non c'era nessuno, mi pare. Però vi faccio vedere che c'è un vicolo. Via. Muori. Dovete morire tu, all'amico tu. Vi faccio vedere che qui vicino c'era un vicolo che non vi avevo mostrato sì, nello scorso gameplay, nel precedente gameplay. Se mi ricordo dov'è. Dove c'è un medikit nascosto in un. Proprio in una zona abbastanza, diciamo, missabile. Aspetta, non è qui, eh. Qui, lo ricorderete, ci siamo passati. Ok, qui non ci dovrebbe. Ah, dovremmo averli presi tutti. Se non erro. Fatemi fare mente locale. Aspetta. Facciamo passare la macchina prima. No, c'è gente, c'è gente. Vabbè, non lo vedevo. No, ok, allora non dobbiamo andare da nessun'altra parte, mi sa. In teoria siamo a posto. Anzi, andiamo qua nel vicolo, vi faccio vedere cos'è che è recuperabile. Eccolo qua. Qui se salite qua sopra. Qui c'è una scaletta. Dai, sali. Era di qua che si saliva. Forse dall'altra parte. Eh sì, scusate. Qua non si capisce bene. Ci sono due piani da fare e c'è un altro medikit. Poi in teoria le strade dovrebbero essere anche abbastanza libere adesso da sti mafiosi, quindi potrei stare tranquillo ritornando lì da rompighiaccio. Qua non avvicinatevi troppo alla finestra perché sennò vi spara il tizio che è sul tetto di fronte. In pratica si trova sopra il teatro, però è un casino mirare. Mirare e beccarlo. È proprio così nascosto, quindi è un po' un problema. Ora torno al primo piano e poi faccio un salvataggio. Salviamo qua. Ok, andiamo. Qui non andiamo dal davanti perché sennò ci becca il tizio. Quindi torniamo indietro per di qua. Di qui. Dovrebbe essere. No, qua c'è il vicolo cieco, aspetta. Sì, c'è il vicolo cieco. Devo andare di qua. Qua giù. Ok, sono un po' tortuosi sti vicoli. Però almeno vi permettono di evitare
macchine, i cecchini. No, non di là. Proviamo di qua. No, vicolo cieco. Vicolo cieco, ok. Quindi se vado di qui. Sì, ok. Andiamo da questa parte. Va bene, giusto. Come siamo messi a proiettili? Sì. Mi nascondo perché non so se ci sono mafiosi sulla macchina. Eh sì, c'erano. Fatto bene. Morto. Andiamo a beccare il mitra. In teoria adesso possiamo tornare dal rompighiaccio, se non ci sono altre porte, che mi pare che non ci siano. O almeno porte rilevanti, insomma. Perché ci sono tipo un paio... Vaffanculo. Un paio d'hotel dove si potrebbe andare, ma per me è inutile perché cioè, non c'è nulla. Ho visto... Ci sono tutte le stanze chiuse. Soltanto in una c'è qualche murale, adesso, un po' strano. Però non ha senso. Aspetta, questo qui. Lo voglio far fuori così siamo a posto. Via, 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 che sento la macchina. Via, che sento la macchina. Ah, beh, tanto non c'è nessuno. E torniamo da rompighiaccio. Dove sei? Che ho scoperto? Ah, ecco. Devo entrare nel teatro. Non hai speranze. Quel posto è impenetrabile, peggio di una tomba. Proiettano ancora dei film, ma devi avere delle conoscenze per entrarci. Più conoscenze di quelle che ho io, comunque. Ho un amico che lavora lì. Si chiama Mo, ma è solo l'addetto alla biglietteria. Ci deve essere un'entrata dal retro. Magari da sottoterra. I condotti della fognatura passano sotto il teatro, ma io non ci passo dal tombino. Come faccio a Sei un entrare camion. nella fognatura? C'è un'entrata qui dentro, da qualche parte. Qui, dietro questa griglia. Vedi che ci sono due ferri Bravo. colorati in maniera diversa. Di solito significa che c'è qualche animazione. Non riesco ad afferrare il tombino. Non guardare me! Se tu non riesci ad afferrarlo con le tue ditina, io non ho Ditina. nessuna speranza con queste salsicce. Dobbiamo trovare una Giustifico. chiave per tombini per aprirlo. Waitworks è dall'altra parte di questo isolato. Va bene, seguimi. Mica solo questo isolato, l'altra parte della città proprio. Ok, salviamo. Allora, prima mi avvicino all'Alderwild, come si chiamava. E poi salvo, così possiamo andare quasi in scioltezza verso il posto che ha detto tu. Waterworks, Waterworld lì. Spero che questo non faccia come i tizi lì nella città degli zombie che volevano essere aspettati. Salviamo. Andiamo. Però non vorrei che gli sparino, che gli sparassero. Quindi, Aldridge, scusate, non Alderwild. Quindi meglio tenerlo d'occhio, insomma. Dai, oh. Ce la fai. Levati dalla strada. Muori. Morite. Aspetta, faccio fare a quell'altro. Meglio. Meglio così. Meglio che sia morto subito così. Non ci darà fastidio. Stanno arrivando, mi sa. Muori.
quello? Mi spara? No, non mi spara. Però se scende mi fa un favore, così almeno lo faccio fuori una volta per tutte. Ah, qui c'era l'altra porta che potevamo aprire. Eh sì, e qua c'è anche un altro medikit. Allora, sai che faccio? Salvo. Ottimo. Me ne ero dimenticato prima di questa porta qua. No, non ammazzate, oh. Perché? Che cos'è qua? Perché mi ha fatto vedere il piano superiore lì? Vabbè, sì. Gli fanno del male, cioè, fuori inquadratura, come faccio ad aiutarlo? Va bene. Quindi ha detto che dobbiamo andare qui. Qui? Ah, queste erano le porte che non si aprivano, tipo. Chiuso a chiave. Sì, c'ero passato nell'altro. Altro livello. Non si apriva. Oh, bene, bene. Va bene, ragazzi, vi ringrazio per avermi seguito. Se il video vi è piaciuto, lasciate un like, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina delle notifiche per non perdervi tutti i prossimi video. Su Nocturne e su tutti gli altri horror che sto portando, e noi come sempre ci rivediamo nel prossimo video.